giudice in teoria dovrebbe essere quello, insomma, che giudica gli altri e dovrebbe tenere una vita ligia e non cadere in errori. Non è proprio così? Per questo giudice, insomma, si chiama James Alarmon in Virginia, è stato arrestato perché la polizia ha scoperto casualmente che l'uomo nel proprio orticello coltivava, no, non le zucchine, no, neanche i pomidori, la marijuana. È stato condannato a 30 giorni di reclusione, una multa di $500 e dovrà fare anche 200 ore di servizi sociali e per 2 anni sarà sotto libertà vigilata. Una sanzione tutto sommato neppure pesantissima, ma che però rischia di compromettere la credibilità come giudice. Chissà quanti ne ha mandati dentro per lo stesso reato.